おはようございます。こんにちは。いらっしゃいませ皆さん。benvenuti a tutti. Siamo sempre qui a Stealing Kitchen. Allora, cosa facciamo oggi? Una cosa un po' particolare e forse molto interessante, perché molti di voi spesso mi chiedono informazioni, più che altro rassicurazioni, rispetto al fatto di poter utilizzare un determinato tipo di coltello per fare certe operazioni un pochino, definiamole così, ruvide, se non azzardate, in particolar modo riguardo al pesce, ma anche riguardo alla carne, per quello che concerne la spina, il sezionamento della testa, quindi la rottura delle ossa. Quindi il Deba, il mio Roshi Deba, posso farlo con il Gyuto, posso farlo con il Petty, con il Sugiki, con lo Yanagiba. Cercherò di fare un pochino di chiarezza, perché qui lo dico e qui lo nego, con qualsiasi tipo di coltello si può fare quasi, dico quasi, praticamente tutto. Quindi abbiamo questa bella spinotta qua di pesce, è la spina di una ombrina oceanica atlantica, un'ombrina bocca d'oro, Argyrosomus regius, è la specie ittica, non è una specie particolarmente presente, anzi quasi del tutto assente in Mediterraneo. È un pesce che può raggiungere anche dimensioni importanti. Questa è la spina di un pesce di circa 5-6 kg, adesso onestamente non ricordo, sono stati ricavati i filetti, quindi è completamente spolpata e la utilizzeremo per vedere come procedere, ok? Quando si tratta di coltelli giapponesi, quindi acciai estremamente duri, geometrie della lama con spessori molto 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 sottili, e capire come non danneggiare il coltello e soprattutto di non ferirsi. Allora, useremo tre coltelli che sono esemplificativi delle domande che spesso mi vengono poste. Quindi useremo il Deba, che è il coltello preposto al sezionamento del pesce, della lisca, della testa e quindi ha uno spessore della lama molto grosso, una lama corta, appuntita, molto maneggevole, si impugna con una posizione molto avanzata, quindi è molto preciso il punto in cui si va a operare. Poi il petty, che è in verità un coltello multiuso, per fare dei piccoli lavori, tornitura, sbucciare, tritare, molto sottile, molto leggero, decisamente non adatto a fare questo tipo di lavoro. E poi il Sugiki, che è un coltello sottile, lungo, appuntito, con una punta estremamente delicata, molto leggero, molto maneggevole, che si utilizza per tagliare ingredienti che non abbiano parti dure, cartilaginose, che possano rovinare il filo. Tutti i pesci hanno la stessa, quasi tutti i pesci, metto le mani avanti perché poi magari qualcuno può obiettare che non è così, e in verità non è così, ma quasi tutti i pesci hanno la stessa conformazione della spina, quindi hanno una colonna che è fatta di parti che sono attaccate da un anello, anzi da due anelli intervertebrali, dove in mezzo non c'è parte ossea, non c'è una parte rigida. Naturalmente, quando il pesce è smontato, quindi quando la spina è stata completamente pulita, è molto facile vederlo e capirlo. Ok, vedete questa parte qua dove sono con la punta del coltello? Guardate quanto è facile entrare e guardate, vedete che si fessura, perché qua in mezzo
non vi è nessun tipo di parte rigida, dura. C'è della cartilagine anche molto sottile, per cui una volta che io ho individuato questo varco tra i due anelli intervertebrali, che sono uno è questo e uno è questo, quando io ho trovato questa parte diventa molto molto semplice staccare. Vedete? Rimane all'interno, non so se riuscite a vederlo, qui c'è la parte del midollo. Questa parte è completamente libera, quindi se individuate questa parte siete in grado di tagliare, indipendentemente dalla dimensione del pesce, con qualsiasi tipo di coltello. Quando nasce il problema? Il problema nasce se invece che tagliare tra gli anelli intervertebrali voi andate a tagliare nella parte ossea. Ok, e qui dovreste riuscire a vederla perché qui abbiamo tagliato, qui c'è l'anello, qui è tutta questa parte fino all'anello successivo che è qua, adesso lo incido per farvelo vedere, ok, qui c'è un anello, qui c'è quello successivo, qui in mezzo c'è una parte molto consistente di osso, per cui anche con il DEBA tagliare in questo punto. Si fa, si può fare, naturalmente è molto faticoso perché bisogna battere e vedete che in questa parte non avete questa condizione di, tra virgolette, chiamiamola, vuoto che vedete qua. Qui avete tutto osso. Qui avete tutta spina estremamente rigida, estremamente dura, quindi con il DEBA lo potete fare. Naturalmente io consiglio di farlo dalla parte del tacco, non dalla parte della punta. E chiaramente fate sempre le vostre considerazioni. Le considerazioni da fare sono le dimensioni del pesce e la dimensione del coltello, chiaramente, perché più il pesce aumenta, più questa parte ossea aumenta e quindi è da verificare. Ma il mio consiglio è quello di imparare a riconoscere il varco attraverso cui passare, perché in questo modo, prima di tutto, non vi affaticate, non fate la fatica di battere, battere, battere e potete tagliare la spina di pesci di qualsiasi dimensione senza rischiare di ferirvi o di danneggiare il coltello. Tagliamo un altro pezzettino, un altro due. Guardate, vedete come una volta che io sono arrivato, guardate come è facile tagliare. È chiaro che se cominciamo a parlare di pesci che sono molto più piccoli vuol dire 1 chilo, 2 kg. Tagliare in mezzo non è un problema, non è faticoso, il coltello non si danneggia né dalla parte del tacco né dalla parte della punta, ma insomma, le domande spesso, i dubbi sorgono quando si parla di pesci di una certa dimensione, da 5 kg in su, come questo. Passiamo al petti. Faccio lo stesso tipo di ragionamento, quindi vado a trovare l'anello intervertebrale. Allora, è chiaro che per, vedere questa parte la spina deve essere pulita, oppure se i filetti ancora sono attaccati, mi riferisco in particolar modo al momento in cui si deve staccare la testa. E può essere un pochino più complicato, però una volta che io ho liberato il pesce dall'interiora, le branchie, la testa è ancora attaccata in questa posizione, ma è comunque libera sotto un certo punto di vista, quindi spostando, anche se fossero rimaste parti cartilaginose o che impediscono un pochino la vista, uno va a cercare l'anello intervertebrale e poi stacca la testa. Comunque, proviamo con il petti. Proviamo prima magari dalla parte del tacco. Peraltro questo è un petti San Mai, quindi a 3 strati, con il filo, il cuore tagliente in Super Gold 2, quindi un acciaio
molto molto duro e molto facile a scheggiarsi, però vedete quanto è facile passando attraverso gli anelli intervertebrali. Tutta questa parte è libera, non c'è osso, non c'è spina, ripeto. Possiamo provare anche con la punta, quindi da qui, osso, 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 varco. Vedete? Osso, 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 varco. Non è difficile. È chiaro che questa è una, come dire, una esagerazione. Non vi consiglio di usare il petti per fare questo tipo di lavoro, come non vi consiglio di usare uno yanagi, ma insomma, è per capire che anche utilizzando magari un Myoroshi Deba, un Ai Deba, un Funayuki, cioè dei coltelli che hanno degli spessori più ridotti rispetto ad uno Hon Deba, potete fare questo tipo di lavoro sapendo dove far passare il coltello. È chiaro che anche utilizzando un Deba è sempre meglio non forzare il filo, perché una sbeccatura sul filo della lama in un petti si riprende facilmente, con poco tempo di lavoro. Una sbeccatura su un Deba che ha degli spessori molto consistenti, richiede un lavoro un pochino più impegnativo dal punto di vista del tempo. Ok, proviamo con il Tsujiki, che fondamentalmente è un coltello da sashimi. Questo è un Tsujiki di Yoshiro in SK4 da 30 cm, molto bello, appena rilucidato, quindi mi dispiace un po' fare questa prova, ma comunque non è un problema. Allora, proviamo prima dalla parte del tacco. Ovviamente vado a cercare l'anello e guardate, avete visto che io non ho fatto molta fatica, adesso lo forzo con le mani. Ok, questo è il punto dove passare. E la spina è libera. Possiamo provare anche con la punta. Ok, vediamo. Proprio con la punta, proprio la parte più sottile. Ok, vedete come è molto facile passare. Quindi, conoscendo l'anatomia del pesce, si può lavorare in sicurezza indipendentemente dal tipo di coltello. Ciò detto, è chiaro che il Deba, nelle sue diverse varianti, quindi Hon Deba come questo, Myoroshi, Ai Deba, Funayuki non è proprio un Deba, ma insomma è molto simile, o tutta la famiglia dei Kodeba, quelli piccoli e degli Hajikiri, sono i coltelli preposti a fare questo tipo di lavoro, anche perché chiaramente noi qui abbiamo visto solo l'ultima o quantomeno una parte del lavoro, ma prima di arrivare alla lisca chiaramente bisogna eviscerare il pesce. E ovviamente questo coltello, il Deba, è molto più comodo di questo, che è estremamente lungo, ho un'impugnatura distante tantissimo dal punto di taglio, bisogna togliere le branchie, far uscire le viscere, pulire dal sangue, tutta una serie di operazioni che con lame come il Tsujiki o anche il petti sono abbastanza scomode, quindi per chi lavora professionalmente in una cucina è consigliabile avere a disposizione più tipi di coltelli. Per chi lavora, per chi si diletta a casa a cucinare per sé, per gli amici, la famiglia, non è così importante avere tutti questi tipi di coltelli. Quello che è importante è conoscere e sapere come lavorare, come procedere. Dunque, spero che il video sia stato abbastanza chiaro, esaustivo, non brevissimo come nello stile
Stealing Kitchen. Se avete domande, commentate il video o scriveteci in qualsiasi modo, sapete come contattarci. E come sempre, grazie per la vostra attenzione. Sayonara!